Il centro turistico del Gran Sasso conferma l'apertura della stagione sciistica 2021-2022 per domani. Si parte con una sola seggiovia per Olefontari, ma nei prossimi giorni si aggiungerà la seggiovia Scindarella. Questo a causa dei noti problemi causati dall'interruzione dell'energia elettrica e dalle conseguenti difficoltà che ci sono state, ma il lavoro di squadra. Operai dell'Enel, con la collaborazione di tanti, ha permesso di riparare il guasto perché anche dopo il primo intervento erano sopraggiunte altre difficoltà non preventivate. La neve c'è e si spera di fare una buona stagione. Confermo che domattina si inizia la stagione sciistica. Purtroppo domani apriremo una sola seggiovia perché questi giorni senza energia elettrica non siamo riusciti a movimentare come si deve tutti gli impianti. Comunque, insomma, domani mattina apriamo sicuramente le Fontari e poi a seguire, dopodomani, anche la Scindarella. Ovviamente l'auspicio futuro è che si possano realizzare i sottoservizi, perché con la linea aerea e la formazione di Galaverne questi episodi possono accadere spesso e non è la prima volta. Per quel che riguarda invece gli abbonamenti per sciare c'è molta richiesta, però molti abbonamenti sono di fatto i recuperi della scorsa stagione non utilizzati. Ecco, questi guasti che accadono spesso ripropongono insomma il tema dei sottoservizi, si deve agire in qualche modo? Beh certo, la linea aerea è soggetta ai carichi di neve, alla Galaverne, quindi è un cavo elettrico che si può tranciare, come è successo anche altre volte. Certo, i sottoservizi in terrata assieme alle altre linee, il problema non ci sarebbe stato, certamente, sarebbe molto importante poter realizzare questi benedetti sottoservizi perché ne abbiamo necessità. Per quanto riguarda diciamo, l'aspetto economico, le difficoltà l'anno scorso ovviamente si fanno sentire, quest'anno a livello di abbonamenti come si è andati? Ma c'è stata un po' di titubanza, chiaramente tutti quanti con la passata stagione alle spalle un po' titubanti per l'apertura, però la richiesta c'è, anche se chiaramente la maggior parte sono quelli che hanno riconvalidato quello dell'altro anno, cioè a costo zero. Quindi abbiamo solamente ridato l'abbonamento, però insomma l'importante è che ci sia movimento e quindi l'interesse c'è abbastanza richiesta.